Hai ricevuto un avviso di pagamento o un decreto ingiuntivo e ti sei accorto che riguarda un vecchio debito che pensavi si fosse già cancellato da tempo? Hai sentito dire da qualche consulente o in TV oppure lo hai letto su internet che i debiti si estinguono da soli dopo alcuni anni? Se vuoi evitare di pagare qualcosa che non devi senza rischiare di commettere errori, allora continua a guardare fino alla fine questo breve video. Prima di cominciare però ricorda di iscriverti al canale e attivare le notifiche cliccando sulla campanella per non perderti tutti i prossimi video che ti aiuteranno a conoscere meglio tutte le soluzioni al problema dei troppi debiti. Ciao, sono Gianmario Bertollo, fondatore di Legge3.it. L'unica organizzazione a livello nazionale specializzata nell'aiutare le persone in crisi da sovraindebitamento, grazie alle procedure previste dalla legge 3 del 2012. Nel video di oggi voglio rispondere a una domanda particolare che crea sempre grande confusione nella mente di chi ha tanti problemi per i debiti. Lo scopo di questo video è aiutarti a fare chiarezza per permetterti di affrontare con più serenità queste situazioni difficili, evitando di cadere in errori che possono complicare la tua situazione. La domanda è questa: è vero che se passa tanto tempo i debiti si cancellano da soli? La risposta corretta a questa domanda è no. Lo so, ti aspettavi qualcosa di diverso, ma la realtà dei fatti è che non esiste una cancellazione automatica di nessun debito. Quello che esiste è la prescrizione, che è una cosa ben diversa. Questo è quello che devi avere chiaro. La legge dice che se una banca, una finanziaria, un fornitore o persino Equitalia ti richiede il pagamento di un debito dopo che è trascorso un certo lasso di tempo, se vuoi opporti e non pagare, devi chiedere ad un giudice di annullare la loro richiesta perché il debito è scaduto, è prescritto. Quindi non è vero che il debito si cancella in automatico, assolutamente, al massimo è un giudice che lo dichiara prescritto. Sai cosa significa questo? Che è quasi impossibile che tu abbia ricevuto un decreto ingiuntivo per un debito che non devi pagare davvero. Perché banche, finanziarie, Equitalia sanno perfettamente come funzionano le cose e non fanno quasi mai errori grossolani del genere. Sai invece qual è il vero problema? Che forse qualcuno ti ha dato un consiglio sbagliato e ti ha detto che se vuoi evitare problemi con il recupero crediti, allora non devi ritirare le raccomandate. Forse è successo questo? Non hai ritirato tutte le raccomandate che ti hanno spedito perché eri convinto che in quel modo un eventuale sollecito di pagamento non sarebbe stato valido? Purtroppo la realtà era del tutto al contrario. Forse non lo sai, ma i tempi della prescrizione per i debiti con banche e finanziarie è di 10 anni. Quindi se hai ricevuto un sollecito o un decreto ingiuntivo per un debito che pensavi fosse già scaduto, quello che devi fare è controllare bene le date. Ma il problema più grave non è questo, purtroppo, perché quello che davvero trasforma tutto in un guaio enorme è che col passare del tempo quel debito che ti sei dimenticato di avere o che hai lasciato indietro per varie ragioni, non solo non è scaduto, non solo non si è autocancellato, ma è addirittura lievitato in modo esponenziale. Quindi se per caso ti è arrivata qualche cartella esattoriale con cifre paurose o un decreto ingiuntivo per debiti che non pensavi neppure di avere, ricordati queste due cose. La prima, ogni giorno che passa i debiti aumentano. La seconda, non esiste un creditore che si dimentichi di te. Se non ti sta cercando in questo momento non è un buon segno, perché forse sta aspettando che il tuo debito aumenti ancora, per poi ricavare di più in fase di recupero, con l'asta della casa o con i vari pignoramenti che sicuramente ti farà. Se pensi che questo sia un sistema vigliacco e ingiusto, beh, io non posso darti torto, ma è così che funziona e c'è poco da fare. O meglio, c'è poco da fare se hai la possibilità di saldare tutto il tuo debito. Perché se invece ti trovi una condizione di crisi finanziaria talmente grave che anche volendo non sapresti come onorare tutti i tuoi debiti, allora in questo caso c'è un'altra strada per te. Si tratta della legge 3 del 2012. La famosa legge salva suicidi, che in pratica ti permette di cancellare tutto il debito che hai in maniera definitiva, anche se non lo puoi pagare per intero. In altre parole, paghi solo quello che puoi e il resto ti viene cancellato con la sentenza di un giudice. In questo modo puoi tagliare quel passato una volta per tutte e puoi ripartire pulito. Se vuoi sapere se la tua situazione si può risolvere in questo modo, chiama il numero verde
800 66 25 18 e compila il modulo di contatto sul sito www.legge3.it. I miei specialisti presenti in tutta Italia ti forniranno una consulenza privata del tutto gratuita e senza impegno. Potrai eliminare tutti i dubbi che hai sulla tua situazione e potrai scoprire in che modo la legge 3 ti consentirà di cancellare per sempre tutti i tuoi debiti, pagando solo quello che puoi. Spero che le informazioni che hai ascoltato ti abbiano aiutato. Se vuoi saperne di più e venire avvisato delle prossime uscite, allora iscriviti al canale e attiva le notifiche cliccando sull'icona della campanella. Per questo video è tutto, ti do appuntamento alla prossima volta. Buona vita!